Ancora una partita interna e un punto per il Pescara che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria. Se non è crisi, poco ci manca. 1-1 contro l'Avellino di Rastelli, solita grande cornice di pubblico. Balzano non ce la fa, dunque Marino è costretto a proporre una nuova difesa con Ćosić e Bocchetti, titolari insieme a Schiavi e Rossi. La sorpresa però in avanti con Piscitella, preferito a Politano nel tridente, completato da Cutolo e Maniero. In casa Irpina Rastelli lascia a riposo Soncini e Castaldo e si affida al tandem Galabinov Herrera nel suo 3-5-2 ed è subito il Pescara che parte di gran carriera. Cutolo ha con un colpo di testa di Maniero la prima occasione del match. L'impatto col pallone non è dei migliori. Reagisce l'Avellino, quindicesimo, Peccarisi dalla distanza chiama Pelizzoli a scaldarsi i guantoni. Si rifugia in angolo il portiere, ancora minuto 24 su calcio franco e Pelizzoli che non blocca il pallone. Per poco Herrera non ne approfitta per bucare la porta avversaria. E ancora capovolgimento di fronte, il pallone leggermente defilato sulla sinistra. Palla alta di poco sopra la traversa, è sempre Cutolo che va alla conclusione. 42esimo, contropiede di Piscitella sull'auto sinistro, chiama Terracciano, poi all'uscita bassa il pallone viene deviato al portiere e poi è Fabbro che sventa il tentativo di rete avversario. Il gol comunque arriva in pieno tempo di recupero, è sempre lui, Viviani. L'ex Padova non fallisce e con un gioiello e una parabola imprendibile porta il Pescara in vantaggio. Sembra una liberazione, ma non sarà così, perché al pronti via nel secondo tempo i lupi irpini perverranno al pareggio. Sviluppi di un corner, Massimo trova la traiettoria giusta per bucare Pelizzoli. 1-1 dunque l'Adriatico Cornacchia, su cui scende il gelo come un incubo e non ci saranno nel prosieguo buone notizie con l'Avellino che terrà testa agli avversari. Guardate qui, è Galabinov che ruba palla e poi si accentra, il suo tiro termina alto sopra la traversa. Ancora l'Avellino, mentre vedete Galabinov quando salta un uomo si arriverà spesso e volentieri alle conclusioni, mentre per il Pescara guardate questo tiro al 25esimo da fuori di Viviani dopo un buon dribbling, ma Terracciano smanaccia in corner. Ultime battute ed è sempre l'Avellino dalle parti di Pelizzoli, ma questa volta il tiro è telefonato e Gigi Castaldo messo in campo da Rastelli nel secondo tempo. Il Pescara cerca proprio nel finale di trovare il pertugio giusto, ma il portiere è sempre attento su questo tiro di Ragusa ed alza sopra la traversa. Ancora emozioni, il match è comunque vibrante al di là del risultato che non accontenta il Pescara, e Galabinov che scaglia un raso terra velenosissimo che si spegne sul fondo. Scendono i titoli di coda, ancora con l'Avellino intraprendente nel finale, ancora un raso terra questa volta alla destra del portiere, ancora Galabinov protagonista. Finisce qui 1-1 e il Pescara deve darsi una svegliata, classifica in netto ritardo.